Buonasera a tutti ragazzi, buon lunedì sera. Apriamo questa serata con l'ultima news. Dybala non rinnova con la Juventus. Questa è la decisione presa dal giocatore e dal suo procuratore. Vedo molti che scrivono addirittura clamoroso. Ragazzi, di clamoroso non c'è più niente ormai, ci sono solo questi. Finché lasciamo tutto il potere in mano ai calciatori e ai procuratori, questi sono i risultati. I ragazzi in generale vanno via zero, guardate Alaba Real Madrid, ma poi il prossimo anno andrà Real Madrid con un ingaggio stratosferico, 50 milioni l'anno si parla perché non viene pagato il cartellino, idem che sì, Donnarumma e adesso Dybala. Ragazzi, Dybala l'avete fatto passare come se fosse Del Piero, o addirittura Baggio, ho letto dei commenti anni fa veramente clamorosi, fate veramente dei confronti che io non so veramente come neanche vi viene, o perché non avete mai seguito Del Piero e Baggio nella vostra vita, allora parlate per parlare, avete visto e vissuto solo Dybala, un giocatore che fa 15-20 partite l'anno, sempre rotto. Io non lo trovo una perdita, sinceramente. Anzi, secondo me per la Juve è anche un bene. Può buttarsi e cercare una punta diversa, che sicuramente sia meglio per loro. Questo è sicuramente un mio pensiero, ma non solo mio. Purtroppo Dybala, cari juventini, vi saluta. L'anno scorso dicevate che noi esageravamo a dare dell'ingrato a Donnarumma, non si deve fare così, bisogna avere comunque riconoscimento. Voi l'anno scorso. Quest'anno leggo dei commenti dei tifosi della Juve, sei un ingrato, sei un bimbo minchia, non vali niente. Ieri era Del Piero, quasi, oggi non vale niente. Vabbè, comunque. Iniziate a capire cosa vuol dire e cosa abbiamo passato anche noi. E questo vi deve far riflettere. Finché non si mette un tetto in gaggi di stipendio e di acquisto, il calcio non si salverà mai. Mai. Esempio, 10 massimo l'anno, deve essere per tutti così. 70 massimo un acquisto di un cartellino, deve essere per tutti così. Al momento che la FIFA e la UEFA si svegliano e arrivano a fare ciò, vedrete che il calcio inizia a cambiare e soprattutto inizia l'equilibrio. Cosa che ora non c'è, assolutamente. Anche se Paris e City spendono, 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 ma il Paris è già a casa, stato asfaltato da Real Madrid, che Real Madrid è stato asfaltato poi 4-0 dal Barcellona. Quindi questa è stata la prova che Xavi, in 4 mesi di lavoro, ha dimostrato alle figurine panini della Francia che non valgono niente. Ma io l'ho sempre detto, che uscivano dalla Champions subito. E chi mi conosce e parla con me lo sa molto molto bene. Quindi non c'è nessun problema, quello che io dico lo ripeto sempre. Su questo ci ho beccato e me ne vanto, su altro posso sbagliare e lo dico senza problemi, ho sbagliato. Anche io posso sbagliare. Le ipotesi di Dybala sono molto chiare. Dybala o va al Paris Saint-Germain o va a Liverpool, per quello che si inizia a percepire da alcune fonti, o se rimane in Italia l'unica squadra acquirente è Marotta dell'Inter. Quindi queste sono le situazioni a oggi 21 marzo. Poi vedremo nel da farsi se esce qualche altra società a fare acquisti. Quindi questa è la notizia di oggi. Domani parleremo della nazionale, della partita molto importante di giovedì con la Macedonia e altre news di mercato. Origi, tra l'altro, ragazzi rossoneri, ha fatto presente che non rinnoverà con il Liverpool, va via zero. Ha avuto un'offerta di 4 milioni l'anno da Paolo Maldini, adesso aspettiamo una risposta, comunque sembra che ci siamo quasi. L'acquisto del nostro Origi sembra vicino. Sono molto molto contento perché lo ritengo un attaccante molto importante. Per quello subentra il fatto di Dybala a Liverpool, uno perché sarà con l'età avanzata e due va via Origi. Quindi sembra che Klopp abbia chiamato il procuratore proprio per fare la richiesta. Queste sono le notizie di questa sera, ragazzi. Vi ringrazio di cuore sempre per le vostre visualizzazioni. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic, clic, clic. Instagram, clic, clic, clic. E ho una pagina su Milan Basta, siamo quasi a 2200 persone. Clic, clic, clic. Grazie ragazzi, un abbraccio, buon lunedì a tutti e forza vecchio cuore rosso nero.